proposito di edilizia, questa mattina a Carpi la tavola rotonda dedicata proprio alla legalità e la sicurezza, soprattutto nel mondo, nel comparto dell'edilizia. Alessandro Troncone. La legalità nel tessuto economico modenese, legalità minata da infiltrazioni della criminalità organizzata, da diritti spesso compromessi e da crisi economiche. Si è parlato di tutto questo in una tavola rotonda con CGIL, Fillea, categoria dei lavoratori edili e imprenditori, ed emergono problematiche significative. Il superbonus, ad esempio, ha portato a un boom di nuove piccole imprese, un più 10%, ma evidenziano i sindacati attenzione alla qualità del lavoro. La deregolamentazione del codice degli appalti, che permetterà il subappalto a catena, permetterà la nascita e la diffusione di aziende piccole, piccolissime, di scatole chiuse, di imprenditori che speculeranno e chiederanno lo sconto sulla fattura ai diritti dei lavoratori, creando un grande problema non solo ai lavoratori, non solo ai diritti, non solo al salario, ma all'intera comunità, all'intero territorio, all'intero settore. Altro tema è quello economico, dal blocco della cessione dei crediti prioritario ai salari bassi in un periodo storico di continui aumenti. Sì. Il blocco della cessione dei crediti continuerà in questo modo, senza trovare una soluzione definitiva come quella che noi proponiamo a livello nazionale con l'ABI, cioè di poter dare la possibilità alle banche di utilizzare gli F24 dei propri dipendenti. Questo contribuirà ad una disfatta, ad una piaga per il paese, perché se le imprese non troveranno rapidamente, ma proprio rapidamente, in tema di emergenza, una definizione di questo, noi perderemo un patrimonio importante. Ci sono costi del lavoro che non possono essere toccati e che, nell'aumento anche dei costi che stiamo vivendo per le materie prime e per gli aumenti energetici, bisogna considerare anche il sano e giusto aumento dei contratti collettivi nazionali, che da qui nei prossimi anni ci saranno. Legalità, sicurezza e criminalità hanno un comune denominatore della prefettura, oltre che le istituzioni rappresentate dal sindaco di Carpi Alberto Bellelli e dal prefetto di Modena Alessandra Camporota. Abbiamo un osservatorio sulla legalità contro la crisi economica, abbiamo il tavolo sugli incidenti sul lavoro, seguiamo le crisi aziendali, ma abbiamo bisogno proprio anche del sostegno delle associazioni sindacali, imprenditoriali, per affrontare insieme la battaglia contro l'illegalità.